Grazie. Allora dovrei dire arrivederci in Roma e dovrei andarmene a questo punto, perché questo è il massimo. Perché mi commuovo veramente tantissimo vedere che l'umanità si sveglia alla consapevolezza di chi siamo e alla consapevolezza di che cosa succede nel mondo e l'ignoranza, la soppressione che si allontana nel momento in cui capiamo quello che sta succedendo. E io mi commuovo a queste cose. Ebbene, la razza umana si deve alzare, sollevare, perché il leone non dorme più e ormai ci allontaniamo dalle masse, dalla mandria. Ebbene, siamo qui nella grande città di Roma e parleremo di quattro sezioni che sono diverse per quanto riguarda l'argomento, ma sono collegate. Questa è la prima volta che parlo a Roma, ma sono stato molte volte a Roma per fare ricerca, perché c'è una cospirazione mondiale e non la si può comprendere senza comprendere Roma, sia l'antica Roma che la moderna Roma. Come Londra, Roma è un epicentro di questa storia. Ebbene, follia dopo tutti questi anni. Ebbene, negli ultimi 21 anni molte volte mi hanno chiamato pazzo, folle, eppure oggi le persone che una volta dicevano lui è pazzo, oggi dicono aspetta un attimo, forse vale la pena ascoltare, indagare, perché quello di cui parlo da tutti questi anni, oggi è alla televisione, al telegiornale. Ebbene, prima di questa sessione ci sono persone che poi dovranno prendere un treno stasera, eccetera. Insomma, il rischio è quello di continuare a parlare fino a domani mattina. Insomma, prima però di entrare nell'argomento, la mia storia personale è pertinente a quanto parleremo. Perché 21 anni fa, nel 90, ero un presentatore televisivo e parlavo, ero portavoce nazionale per il Partito Verde in Gran Bretagna, ero molto lieto di esserci, come vedete. Che posto di merda, mamma, voglio tornarmene a casa, sarebbe stata la tentazione. Poi sono diventato un calciatore professionista, poi ho finito quella professione perché mi è venuta l'artrite e poi ho fatto, dicevo, il portavoce del Partito Verde e poi è successo questo, tutto questo. Nel 90 mi è scoppiato è scoppiata la testa, un mondo nuovo mi è apparso dinanzi. Che cosa è successo? È successo che nell'89, nel corso di quell'anno, vivevo la mia vita, ma se fosse quando ero in una stanza da solo, c'era qualcosa che mi faceva avvertire presenze. E poi un giorno ero in un albergo di Londra, seduto sul letto, mi guardo attorno in quella stanza e dico, se c'è qualcosa, per favore contattatemi perché mi state facendo impazzire. Qualche giorno dopo questa invocazione ho incontrato un libro. Queste sono coincidenze, ma ho contattato Betty Shine, che aveva scritto il libro, che si chiama Mind to Mind, è una psichica. Ebbene, una veggente, sono andato da lei e le ho detto, ho un'artrite, magari le tue mani rigoratrici mi potranno aiutare. Non le ho parlato delle presenze che avvertivo attorno a me, quindi vado a trovarla. Lei mi mette le mani addosso, mi fa la cura ed ero lì nel suo studio. Ad un tratto sento come una ragnatela sul mio viso,
Questo mi ha colpito perché avevo letto nel suo libro che quando ci sono livelli di realtà che cercano di contattarti, senti la ragnatela sul volto. Allora mi sono detto, ma questo lei ne parla nel suo libro? E poi lei tira sulla testa a un certo punto e dice, devo chiudere gli occhi perché sta arrivando qualcosa di forte. Allora mi chiedo, ma cosa sta succedendo? E lei comincia a dire che vede un'immagine che le dice che mi deve dire che un giorno rivelerò grandi segreti parlando su palcoscenici. C'era una storia che l'umanità doveva conoscere e il segreto di quello che succede, la manipolazione in atto doveva essere fatta emergere, che c'era un cambiamento vibrazionale in atto che avrebbe, come una sveglia, risvegliato l'umanità dal sonno, dall'amnesia, da questo stato di trance, per ricordare all'umanità che cos'è e prendere atto di quello che succede nel mondo. Tutto quello che era stato nascosto all'umanità sarebbe emerso e l'avremmo tutti visto. Ebbene, 21 anni fa non vi erano prove che questo sarebbe successo, non vi erano prove che fosse in atto, e invece adesso guardatevi attorno, succede in tutto il mondo, visito tanti paesi, in tutte le culture, sta succedendo esattamente questo. Quindi, dopo che ho incontrato questa donna, ho avuto una serie di altre esperienze incredibili. In Perù, per esempio, in questo sito che ho trovato e incontrato incidentalmente, cose straordinarie sono successe anche lì. E ad un tratto David Icke, che era stato presentatore televisivo, calciatore, eccetera, ha visto la fine di quella vita e in effetti è come se mi fosse veramente scoppiato il cranio. E per mesi, andando alla televisione in Inghilterra, sono stato ridicolizzato, ero conosciuto come presentatore, facevo colloqui, interviste, scusate, e io andavo in giro dicendo, ma qual è il pianeta in cui viviamo, come mi chiamo? Agivo come amnesico, ero così all'epoca, questo ero io, e mi chiedevo dove sono, dove mi trovo, in che pianeta mi trovo. E poi dopo mi sono reso conto di cosa era successo. Noi viviamo come in una bolla energetica, poi vi racconterò come funziona. Ebbene, su quella montagna in Perù, in quel cerchio di pietre, la mia bolla è scoppiata e tutti questi concetti, queste intuizioni sono arrivate alla mia coscienza, ma non sapevo come definirle. Era come quando si blocca il computer e per 3 mesi mi sono bloccato in effetti qui mentalmente, ma dopo 3 mesi mi sono scongelato, sbloccato di colpo, ma non ero più quello di prima. Qualcuno mi diceva, ma sei impazzito, tu sei quello che conoscevo prima, sembrava così, ma non ero più lo stesso. Oggi guardavo lo stesso mondo, ma vedevo una versione diversa rispetto a prima. E in quel momento ho cominciato a pormi le grandi domande che poche persone si chiedono, si fanno. Chi siamo? Dove siamo? Perché il mondo è così com'è? Noi ci chiediamo a che ora comincia la partita, lo spettacolo, a che ora parlerà il Papa, ma queste domande, chi siamo, dove siamo, perché siamo qui, non ce li facciamo. E se non ci poniamo queste domande non avremo le risposte. Ebbene, quando ho incontrato quella veggente, lei mi ha dato quella visione che ha avuto e poi anni dopo tutto questo succede. Ora, una delle cose che la veggente mi ha detto è che certe volte sentiamo cose che sono le nostre parole e la conoscenza ci viene trasmessa così. Questo 21 anni fa ed è quello che è successo nella mia vita da allora.
Un'altra cosa è il cercare arduo non è necessario, il percorso è già mappato, devi solo seguire gli indizi. Anche questo è successo in maniera piuttosto evidente. Quindi da quel momento, 21 anni fa, la mia vita è diventata una serie di coincidenze sincronistiche. Incontravo persone, incontravo documenti.